quest'anno il complesso Granaro si è incredibilmente evoluto, quasi questo spazio alle nostre spalle sembra un contenitore creativo strabiliante, probabilmente nemmeno i ragazzi si aspettavano di poter incontrare. Quello che succederà il 12 sarà che questo spazio illuminato di sera avrà la possibilità di ospitare le opere di questi 15 ragazzi. La cosa interessante è che al di là della competizione questi ragazzi stanno mostrando tutta la loro grinta, non solo per, come dire, per portare in esterno il loro pensiero, ma per rappresentare quello che veramente il legno può esprimere attraverso il loro pensiero. Quindi una forma che diventa contenitore, non a caso rispondere proprio al tema dell'albero della Cabala. Le aspettative future possono essere soltanto il continuare ancora in questa direzione e soprattutto avere l'auspicio che questo possa diventare un evento che al di là della cadenza biennale possa avere comunque una continuità negli anni e step by step a trovare sempre di più non solo coinvolgimenti e sostegni, ma trovare sempre la disponibilità e la grinta di giovani che hanno voglia di dire, di rappresentare il loro pensiero attraverso degli elementi che appartengono alla natura.